In diretta Carmine Ranieri, segretario della CGIL Abruzzo e Molise. Buon pomeriggio, segretario. Buon pomeriggio a voi. Allora, parliamo subito del fatto che, insomma, dal 4 maggio inizia la fase 2, però già questa mattina tantissimi sono tornati sul posto di lavoro. La prima domanda che le faccio è una cadenza temporale che vedete come, in maniera positiva o no? Qualcuno si è lamentato dicendo che si tratta di fatto di una fase 1,5, 1,25, si riapre ma troppo poco. Ma noi abbiamo sempre detto che per decidere la fase in cui si sarebbe dovuto cominciare a riaprire le attività produttive bisognava ascoltare i tecnici e gli esperti che hanno individuato appunto nei tempi che voi avete spiegato chiaramente nel servizio quali devono essere le fasi di riapertura, e queste devono essere le fasi perché così, come dire, è stato consigliato dai tecnici. La cosa importante è che nelle riaperture bisogna considerare che nulla sarà come prima e che quindi bisogna mettere in campo tutte quelle iniziative per la sicurezza che sono necessarie. L'altro ieri è stato sottoscritto un importante protocollo sulla sicurezza tra organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali e il governo, dove sono anche state inserite delle sanzioni per quelle aziende che non rispettano i termini di sicurezza. Il decreto specifica anche ulteriori punti importanti, oltre che la sicurezza nelle aziende, bisogna tener conto anche della sicurezza nel contesto. È chiaro, per esempio, da questo punto di vista che il tema del trasporto è un tema fondamentale. Io le faccio fare un viaggio, ovviamente, così come lo facciamo fare a tutti i nostri telespettatori, all'interno della Sevel di Atessa, che proprio questa mattina ha ripreso, è probabilmente lo stabilimento più grande in Italia che oggi riprendeva le attività. Vediamo come la Sevel di Atessa ha riorganizzato il lavoro dovendo convivere di fatto con il virus. Siamo presso uno dei tre ingressi dello stabilimento Sevel, dove viene effettuato il rilievo temperatura con 9 termocamere fisse. Abbiamo dotato ogni ingresso anche di termocamere mobili di backup e qui ogni giorno entrano oltre 6.000 dipendenti. Ovviamente il rilievo temperatura viene visionato in diretta su monitor dedicati o su tablet. Ogni giorno tutti i dipendenti avranno 10 minuti di tempo per l'igienizzazione della postazione di lavoro. Abbiamo disposto in tutto lo stabilimento 600 kit per la pulizia composti da un erogatore di prodotto igienizzante e della carta assorbente. In tal modo tutte le postazioni saranno perfettamente igienizzate ad ogni inizio turno. Andremo a prendere un panno che gli addetti useranno per disinfettare la propria postazione ogni inizio turno. Quindi cosa farò? Mi recherò vicino alla mia postazione, che utilizzerò solo io in quella giornata, e inizierò a pulire cosa? Tutto ciò che io utilizzo nelle 8 ore, toccandolo fisicamente. Quindi gli abitatori che sono in quella postazione, tutti quelli che ho in postazione, batteria che io vado a cambiare, per tutto ciò che io tocco fisicamente di quella postazione, andrò a pulirlo, a disinfettarlo, e tutti i punti di presa del dolly, quindi tutto ciò che io tocco, le parti del dolly che io vado a toccare. Anche l'organizzazione sulle linee è stata rimodulata e è stata modificata la cadenza linea e laddove necessario inserite delle barriere fisiche per garantire il distanziamento sociale. Anche l'organizzazione sulle linee è stata modificata e è stata variata la cadenza linea e inserite delle barriere fisiche laddove necessario.
Siamo all'interno di una delle 18 aree relax presenti all'interno dello stabilimento. Sono state dotate tutte di segnaletica orizzontale per regolare il flusso di gente, di persone all'interno, e le pause sono state scaglionate sul turno per regolamentare l'afflusso di persone all'interno di queste aree. Inoltre ogni area relax è stata dotata di dispenser di gel igienizzante e in totale abbiamo più di 120 postazioni gel igienizzante all'interno dello stabilimento. All'interno dell'unità operativa montaggio, questo è uno degli oltre 190 punti di formazione che abbiamo previsto per la prima giornata di rientro al lavoro, nel quale il supervisor sta spiegando ai propri addetti quali sono state le attività che sono state svolte in loro assenza e sta effettuando anche la formazione sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale specifici per il Covid-19. La riapertura del nostro stabilimento di Sevelle è un momento particolarmente importante per due motivi. Primo, perché riapriamo uno dei nostri stabilimenti di punta dove produciamo il Ducato, il furgone indiscusso leader europeo nella sua categoria, e poi perché è il risultato di un lavoro congiunto fatto con esperti, fatto con ovviamente tutti i nostri team, con rappresentanti dei lavoratori e le associazioni sindacali, e siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a fare insieme, perché per noi la cosa più importante è la sicurezza ovviamente dei lavoratori. Abbiamo cercato di mettere in essere tutte le pratiche migliori che sono state raccomandate e di creare gli ambienti di lavoro più sicuri possibili. Ovviamente non è una ripartenza come girare un interruttore, sarà una ripartenza graduale in tutte le nostre, i nostri stabilimenti e le nostre sedi. Ovviamente per favorire la distanza sociale continueremo ad avere una certa percentuale di persone che lavoreranno da casa, e poi progressivamente cominceremo la riapertura di tutte le nostre sedi, anche perché ovviamente si partirà a produrre nelle varie stabilimenti solo quando esisterà una domanda e soprattutto quando i nostri concessionari riapriranno, e siamo ovviamente in attesa che riaprano e possano cominciare a fare il loro lavoro, soprattutto nel servire i clienti. Ecco, segretario Ranieri, fatto questo viaggio, che cosa ne pensa di quella che è stata di fatto l'organizzazione di questa fase 2 all'interno di un colosso, come giustamente l'ha definito Pietro Gorlier, come quello della Sevelle di Atessa? Sì, certamente è stato fatto un lavoro importante. FCA e Insever hanno lavorato nel distanziamento delle linee, l'installazione e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, e anche una ripartenza con una diminuzione ovviamente dei furgoni prodotti. Quindi si sta facendo un buon lavoro, un lavoro che comunque deve essere sempre monitorato, e quindi questo rapporto con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con le organizzazioni sindacali deve essere, non deve cessare adesso, ma deve continuare ed essere sempre presente nel tempo, anche per far emergere eventuali situazioni di criticità. Un punto essenziale anche qui è la sicurezza, non solo all'interno di Sevelle ma anche all'esterno, nel senso che i lavoratori arrivano in Sevelle spesso attraverso il trasporto pubblico. Su questo la Regione Abruzzo ha posto in essere un'importante ordinanza del Presidente Marsilio, con il quale di fatto si stabilisce il protocollo di sicurezza nei servizi del trasporto pubblico, e vengono triplicati i mezzi che sono a disposizione dei lavoratori per raggiungere Sevelle. Devo dire che ad oggi la stessa cosa non è ancora stata fatta dalla Regione Molise, e molti lavoratori di Sevelle provengono dal Molise, e anche lì stiamo sollecitando per un intervento sul settore dei trasporti. Poi c'è una necessario coinvolgimento che ci deve essere, come in parte c'è stato anche per la riapertura di Sevelle, che coinvolge le prefetture e la Regione Abruzzo. E poi c'è tutto un tema che riguarda l'appalto. La sicurezza deve essere garantita nell'azienda madre, questo vale per Sevelle ma vale per tante altre aziende. La sicurezza deve essere garantita anche per tutti quei lavoratori dell'indotto, magari venendo da
lavorando in società più piccola, ecco, lì si rischia che il livello di sicurezza venga ridotto, e questo non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Quindi, proprio su questo, segretario, sarebbe stata la mia prossima domanda, il prossimo tema, perché chiaramente FCA Sevel, parliamo di fatto di uno stabilimento enorme, il più grande che oggi per esempio riapriva in Italia, 6.000 persone al lavoro. Poi però diciamo che queste sono aziende che fanno parte di un numero ridotto in Italia. Poi c'è tutta la questione che riguarda le aziende più piccole che non riaprono oggi, non riapriranno il 4, ma riapriranno prima o poi. E che però potrebbero non avere tutte queste cose che vediamo noi adesso nelle immagini, termoscanner, linee di produzione con questa sicurezza che è garantita in Sevel. In quel caso, in questi casi, da qui alla riapertura come si procederà? Ma innanzitutto bisogna predisporre per ogni azienda, alle più grandi e alle più piccole, il piano per la sicurezza, e ci dovrà essere un confronto anche qui con i rappresentanti lavoratori della sicurezza, che per le aziende più piccole sono rappresentanti territoriali. Dopodiché abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo, in un documento congiunto tra sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, di mettere a disposizione risorse per queste aziende piccole, perché possano avere la possibilità di avere dei contributi a fondo perduto per l'acquisto di questi strumenti di protezione individuale. Quindi è necessario che tutti facciano la loro parte. Anche nelle aziende più piccole bisognerà garantire la sicurezza. Per certi aspetti, come dire, i numeri possono semplificare la vita a quelle aziende più piccole. In Sevel il problema è che c'è un grande numero di lavoratori che si reca magari contemporaneamente al lavoro. Nelle aziende più piccole magari non abbiamo questi problemi, ma abbiamo problemi di altri tipi. Da questo punto di vista, il rispetto del protocollo per la sicurezza e delle indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato approvato ieri è importante. Ma non bisogna sottovalutare il lavoro delle prefetture, della Regione Abruzzo e di tutti gli organi preposti alla vigilanza, ispettori del lavoro, servizi di vigilanza delle ASL e quant'altro. Torno alla domanda iniziale, perché poco prima del lockdown c'era stata ovviamente parecchia critica da parte di chi doveva continuare ad andare al lavoro, che non si sentiva sicuro nel continuare ad andare al lavoro, e probabilmente stiamo parlando più o meno delle stesse persone che riprenderanno prima degli altri le linee, per esempio delle industrie. Crede che la tempistica, che spesso è stata anche criticata, per esempio in Lombardia c'è stata tutta la polemica con Confindustria, qualcuno ha fatto anche menzione a qualche pressione all'interno del governo, ecco, ritiene che la tempistica scaglionata 4-18 primo giugno della riapertura graduale sia una tempistica soddisfacente per dare modo a tutti di mettersi in totale sicurezza? Ma sì, innanzitutto dobbiamo dire che noi sindacati abbiamo chiesto al governo nella fase appunto prima del lockdown di chiudere le aziende, perché ci trovavamo in una situazione in cui il contagio avveniva in maniera rapida, esponenziale, la situazione non era sotto controllo e le aziende non erano preparate a gestire la fase con sicurezza. È stato giusto chiudere, su questo so che in alcuni casi alcune associazioni, quali per esempio Confindustria, non ha condiviso questa posizione. Noi riteniamo che sia stato giusto chiudere le imprese che non svolgevano servizi essenziali. Questo è servito innanzitutto per diminuire il contagio, perché io credo che se allora le aziende fossero rimaste aperte, oggi avremmo un numero di morti molto maggiore di quello che purtroppo abbiamo registrato. Quindi è stato necessario. Oggi gli esperti ci dicono che la fase del contagio sta calando, mi riferisco anche al vostro servizio di apertura, ma anche a livello nazionale i numeri ci dicono questo, ma soprattutto questa fase di chiusura ci deve essere utile per predisporre gli strumenti perché si possa tornare al lavoro con maggiore sicurezza. L'avete visto?
Nei primi tempi non erano assolutamente reperibili dispositivi di protezione individuale a partire proprio dalle mascherine. Anche oggi abbiamo carenze, e su questo però la protezione civile dice che gli approvvigionamenti stanno arrivando ed in effetti questa fase è diversa dalla prima fase. Abbiamo visto che Seven non sta lavorando come lavorava prima della chiusura, e questo processo di cambiamento e di maggiore sicurezza dovrà essere messo in campo su tutte le aziende. Quindi io credo che sia importante questa fase di apertura graduale, anche perché dovrà essere una fase che dovrà essere continuamente monitorata. Se non c'è la sicurezza, le aziende devono essere nuovamente chiuse, se un'azienda non si rispettano le sicurezze, e il protocollo sulla sicurezza dice questo. Se vi sono, se vi dovessero essere, speriamo di no, dei focolai, dei problemi, bisogna immediatamente intervenire, perché non ci possiamo permettere il riaccenderci di focolai. Ecco, l'ultimissima, segretario, proprio su questa ultima parte di risposta che ci ha dato, è previsto anche un piano B, nel senso, dovesse, ripetiamo, speriamo di no, svilupparsi un focolaio all'interno delle aziende che sono state riaperte, quale sarebbe l'eventuale exit strategy, piano B? Ma innanzitutto il protocollo sottoscritto qualche giorno fa da imprese, sindacati e governo prevede che se le aziende non adottano le misure di sicurezza necessarie devono sospendere la loro attività. Quindi quelle aziende devono chiudere, ed è giusto che chiudano temporaneamente, ovviamente, finché non si rimettono in condizioni di operare. Dopodiché sono previste delle fasi, è prevista una fase di monitoraggio di tutte le situazioni critiche che devono servire alla regione, al governo, di poter prendere decisioni anche severe per evitare questa fase di contagio. Quindi oggi ci deve essere un'organizzazione meno casuale e diversa da quella magari che è avvenuta in passato, rispetto, come dire, a una situazione che si è evoluta anche molto velocemente. Oggi dobbiamo essere in grado di evitare che ci sia una nuova fase di contagi, ma laddove ci dovesse essere, attuare subito le misure per evitare ciò, dalla chiusura di quelle aziende ad altre misure che riguardano ovviamente azioni restrittive in capo alle aziende e ai lavoratori.